Gli uomini hanno abbandonato le montagne che stanno tornando selvagge. I boschi avanzano e creano una nuova regione di pini, faggi e querce abitata da grandi predatori. Castelli in rovina e villaggi ormai deserti si popolano di piante e animali. Ci sono più lupi, cervi e orsi sulle Alpi oggi di quanti ce ne fossero due secoli fa. Uccelli considerati estinti riemergono dal passato. Animali domestici abbandonati a se stessi tornano a lottare per sopravvivere e quelli selvatici fingono di essere docili pets per vivere accanto agli uomini. Piante e animali alieni provenienti da mondi lontani si fanno largo ai danni delle specie indigene. Ci aspetta un futuro con piranhas in agguato nei fiumi, gamberi killer nei laghi, pappagalli nelle città. Uno scenario anni fa inimmaginabile, che cambia giorno dopo giorno e del quale, soprattutto, non si vede la fine. I gracchi giocano con la neve. Sono gracchi alpini, animali originari dell'Himalaya, e non temono il vento e le bufere invernali. Ma ormai il sole comincia a farsi sentire nella più grande area wilderness d'Europa, le Alpi. I torrenti si fanno largo nel ghiaccio. Quanto potrà essere fredda quest'acqua? Mai abbastanza da scoraggiare il merlo acquaiolo, uno dei pochi uccelli che resta in alta montagna anche d'inverno, purché il torrente non ghiacci completamente. Cinque nazioni europee hanno un pezzo più o meno grande delle Alpi, ma c'è un paese che le contiene tutte. L'Italia. Formano il confine settentrionale che la nostra nazione, protesa nel Mediterraneo, condivide con altri quattro stati europei, un confine che corre spesso sul crinale delle quote più elevate. Il Monte Bianco, 4810 metri, è mezzo italiano e mezzo francese. Il Cervino e il Monte Rosa sono in parte italiani, in parte svizzeri. Ma a quelle quote, i confini politici non hanno senso. Funzionano solo quelli stabiliti dal vento, dal gelo, dal sole. Due corvi imperiali sono in vena di tenerezze. Sono i più grandi corvi europei. Si nutrono dei corpi degli animali travolti dalle valanghe, ma sanno essere molto affettuosi fra di loro. L'astore torna sul suo posatoio preferito. Da qui controlla che nessuno tocchi la preda che ha appena catturato, una faina. Se volesse, potrebbe catturare altri animali, facili da sorprendere in questa stagione. In una radura fra larici e abeti, i fagiani di monte sono in parata. I maschi si pavoneggiano e cantano, sanno di essere osservati dagli occhi attenti delle femmine, nascoste fra cespugli e tronchi. I fagiani di monte sono animali tipici del Grande Nord, che si sono diffusi in Europa durante le glaciazioni, un po' come i mammut. Ma mentre i mammut si sono estinti quando il clima è diventato più temperato, i fagiani di monte
hanno trovato l'habitat adatto per sopravvivere in alta montagna, vicino ai ghiacciai. Lì fa freddo anche d'estate, e per i galli e per molte altre specie è come trovarsi a Capo Nord, anche se le spiagge di Lignano e di Miramare non sono troppo lontane. Così alla fine dell'inverno, da migliaia di anni, rinnovano le loro danze in un paesaggio di rocce e neve che sembra fermo nel tempo, ma purtroppo, poco a poco va scomparendo. Entro il 2060, se la temperatura continuerà a salire al ritmo attuale, scomparirà il 75% dei ghiacciai delle Alpi. Alcuni ghiacciai sono sotto osservazione da tempo. Fra questi sorvegliati speciali c'è il ghiacciaio dei Forni in Alta Valtellina, uno dei maggiori delle Alpi, diminuito del 40% in pochi decenni. Era lungo più di 6 chilometri. Oggi arriva a malapena a 3 chilometri e mezzo. Il piccolo ghiacciaio Chardonnay nel Gran Paradiso si è abbassato di 11 metri in meno di 20 anni. Sono cifre drammatiche che danno l'idea del rapido evolversi di una situazione che sembrava cristallizzata da secoli. Molti ghiacciai sopravvivono al caldo dell'estate solo perché sepolti sotto una termocoperta isolante e naturale fatta di rocce, sassi e terra. È molto diversa dalla primitiva e magica superficie bianca e azzurra segnata dalle cicatrici dei crepacci e tormentata dai seracchi. Gli uomini la affrontano sempre con prudenza e timore reverenziale, perché sanno che può trasformarsi in una trappola. La scomparsa dei ghiacciai comporterà profonde trasformazioni ambientali che provocheranno l'estinzione del fagiano di monte e degli altri organismi tipici del Grande Nord. Purtroppo ormai la porta del freezer si è aperta e gli ultimi eredi dell'era glaciale si preparano a seguire la sorte dei mammut. Natura ha previsto una sorta di compensazione e alla scomparsa dei ghiacciai e della fauna glaciale oppone l'espansione di molte grandi specie di animali più adattabili. Un fenomeno inarrestabile e dalle conseguenze inimmaginabili che ha riportato l'orologio del tempo indietro di 500 anni. Qualcuno ha lasciato delle orme fresche nella neve. Sembrano quelle di un cane, ma in realtà sono di un lupo. Un esemplare è passato da qui, sta seguendo i cervi. Questa valle dal territorio italiano si spinge verso il confine francese ed è una delle vie seguite dai lupi per sconfinare nell'altro versante. Pare che in zona ci sia ormai un'intera famiglia di lupi che cresce anno dopo anno per l'arrivo dei nuovi nati che hanno bisogno di spazio e di prede. Se non bastano quelle che trovano in Italia, devono cercarle anche in Francia o in Svizzera. Per i lupi non fa differenza. I montanari svizzeri, italiani, francesi parlano lingue simili e comunque differenti da quelle che si parlano in pianura. Le loro bestie pascolano in alta montagna e le loro case sono sempre vicine le une alle altre, lungo il torrente. Sono fatte di pietre e di legno. Le pietre non mancano, ogni zona ha le sue. Qui, in Valle d'Aosta, si usano le lastre di ardesia,
una roccia metamorfica grigia e dai riflessi verdi, ingentilita dalla brillante fioritura dei gerani. I muri sono tirati su con sapienza, senza impiego di cemento e di calce. Le pietre si incastrano le une nelle altre. Quelle del tetto sono piatte come tegole e permettono alla neve di scivolare giù. Sotto rumoreggia il torrente. Fornisce acqua, trote e in un passato non troppo lontano muoveva i mulini che servivano per macinare magri raccolti di frumento. Un luogo adatto ai merli acquaioli per fare il nido. Le ultime case si raccolgono intorno alla strada che termina nel punto da cui bisogna proseguire a piedi, abbandonando poco a poco il riparo offerto dai larici e dalle altre piante. Salendo, si incontrano i primi resti di case abbandonate. Un tempo qui c'era una comunità prospera e popolosa, ma da più di mezzo secolo molti edifici non hanno più abitanti. Poco a poco i muri cadono al suolo e la vegetazione li ricopre. Rimasta solo una famiglia che non ha voluto rinunciare a una tradizione secolare e ogni anno d'estate porta quassù il bestiame nei pascoli ormai liberi dalla neve, pieni di erbe profumate, ricche di zuccheri e vitamine. I pascoli sono anche il regno delle marmotte, fra i più grandi roditori europei. Ogni famiglia è composta da padre, madre, giovani e cuccioli che si affacciano all'aperto dopo il lungo letargo invernale. Anche quando sono alle prese con le ristrutturazioni edilizie e le pulizie di primavera, le marmotte non perdono di vista quanto avviene fuori delle loro tane comode e sicure. Volpi e aquile reali sono i loro nemici di sempre e una femmina, per stare al sicuro, ha scelto di partorire nel sottoscala della malga, vicino agli uomini. Cullata dai rassicuranti muggiti delle vacche che ogni sera rientrano nella stalla, in fila, disciplinate. Sono vacche di montagna, pezzate rosse e castane, razze autoctone selezionate per la loro indole pacifica, per l'attitudine rustica e per la qualità del loro latte. Hanno zampe robuste e forma compatta e dopo aver trascorso l'inverno nel fondovalle, adesso hanno 4 mesi a disposizione per sfruttare insieme alle capre i pascoli lussureggianti e profumati del loro mondo ripido e inclinato. Il loro latte, ricco di grassi, viene subito lavorato per fare i pregiati formaggi che rappresentano la principale voce dell'economia alpina. O meglio, rappresentavano. Gli uomini, infatti, negli ultimi 100 anni, hanno progressivamente abbandonato le Alpi e con esse la vita dura e austera della montagna, una vita fatta di privazioni e fatiche fisiche. Non è facile seguire dall'alba al tramonto il bestiame, mungerlo più volte al giorno, preoccuparsi dei vitelli e delle vacche e della trasformazione del latte in formaggio senza un attimo di sosta, anche quando la bufera trasforma l'estate in un anticipo dell'inverno. I valligiani sono scesi a valle, sono andati in città,
e le loro dimore, le malghe, poco a poco, tornano agli animali selvatici. Quando cala la notte, i lupi si chiamano. Sono più di uno. È un rendezvous, un incontro fra membri di uno stesso branco che mantengono così i contatti anche a distanza. Sul sentiero che porta alla malga c'è un gruppo di farfalle azzurre che si affollano in terra intorno a quella che per loro è una buona fonte di sali minerali, l'escremento di un lupo. È un reperto importante per chi studia i lupi, perché dalla fatta si può ricavare il DNA del lupo. Si è scoperto così che i lupi del Gran Paradiso, del Mercantour, delle Alpi Marittime, del Cantone dei Grigioni, sono figli di lupi abruzzesi o comunque appenninici, che hanno poco a poco allargato il loro raggio di azione spingendosi dal centro dell'Italia verso l'Appennino settentrionale e la Liguria. Da qui, passando sotto i viadotti e sopra le gallerie dell'autostrada Genova-Ventimiglia, hanno conquistato le Alpi occidentali, penetrando anche in Francia e in Svizzera. Hanno fatto tutto da soli, come quelli che sono arrivati sui Pirenei, perché un lupo può percorrere ogni notte anche 80 chilometri e se volesse, per arrivare nelle Alpi dagli Appennini, potrebbe impiegare poche settimane. Hanno così scoperto, o meglio riscoperto, un paradiso terrestre. Montagne solcate da torrenti di acqua limpida, boschi e prati popolati da cervi, caprioli, cinghiali e da uomini in fase di ritirata. Case abbandonate e cadenti, gallerie interrotte, strade franate e soprattutto vacche, capre e pecore quasi indifese. Sulle Alpi gli uomini da più di due secoli non hanno a che fare con i lupi e quindi lasciano i loro animali in montagna, anche quando cala il sole. Non hanno la mentalità dei pastori dell'Abruzzo e delle altre regioni appenniniche che da sempre vivono con i lupi. Lì i lupi sono più o meno tollerati, come si tollerano la grandine, la nebbia, la siccità. I danni al bestiame sono considerati quasi una tassa ineludibile e dovuta a madre natura. Questo non significa però che nel tempo i pastori dell'Appennino non si siano organizzati per ridurre al minimo le perdite e abbiano sviluppato degli anticorpi per difendersi dall'impatto dei predatori. Alcuni di loro sono diventati lupari, i bounty killers di lupi che hanno operato fino agli anni 60, ma a volte per tenere lontani i lupi basta un cane, di quelli forti e svegli. Gli allevatori e i pastori delle Alpi, invece, erano assolutamente impreparati al ritorno del predatore che era stato cancellato dalle Alpi più di due secoli prima. Così il primo lupo che negli anni Ottanta ha messo piede in Piemonte ha suscitato molta curiosità e nessuna preoccupazione. Il secondo, qualche apprensione. Il terzo, quando i danni al bestiame hanno cominciato a diventare consistenti, ha scatenato una reazione veemente, quasi da shock anafilattico. Dal Piemonte al Veneto sono sorti comitati antilupo e i pastori spesso hanno cercato di farsi giustizia da soli. Oltre confine, l'accoglienza è stata anche peggiore. I francesi e poi gli svizzeri hanno deciso che di lupi nelle loro montagne non ce ne devono essere. Ma a dispetto degli abbattimenti, delle trappole, dei bocconi avvelenati, i lupi continuano ad aumentare e la loro presenza diventa sempre più significativa e interessa ormai anche le Alpi centrali e quelle orientali.
L'ultima zona raggiunta in ordine di tempo è la Lessinia, un vasto altopiano a nord di Verona, nel Veneto. Un piccolo nucleo di lupi si è stabilito in una zona poco accessibile della montagna, dove la femmina ha partorito almeno 2 cucciolate in 2 anni consecutivi. Il branco della Lessinia è un branco multietnico, composto da una femmina appenninica e da un maschio slavo giunto dalla Slovenia. È il primo contatto accertato fra lupi della penisola italiana e lupi dell'est europeo. Un fatto apparentemente marginale, un matrimonio degno solo della cronaca rosa locale. Ma in realtà un avvenimento biologico importantissimo, perché ha sancito il ricongiungimento fra la popolazione appenninica e quella dell'Europa dell'est e, in definitiva, dell'Asia, che da secoli erano separate. I lupi nella Lessinia hanno causato perdite agli allevatori, ma gradualmente la situazione sta raggiungendo un nuovo equilibrio. Dopo un primo forte impatto sul bestiame, i predatori hanno iniziato a rivolgere la loro attenzione a caprioli, cervi e cinghiali, come facevano i loro antenati, anche se a meno di un'ora di automobile ci sono le luci, i rumori, la confusione delle grandi città della Valpadana. Si è così scoperto che molti danni a vacche, pecore e asini attribuiti ai lupi sono in realtà causati da cani randagi. Ma solo un esperto è in grado di capirlo. A volte basta vedere come è stata colpita la vittima. Il lupo, infatti, è un cacciatore efficiente, attacca per uccidere e colpisce in zone vitali. Tendenzialmente il lupo mira alla gola della preda di grossa taglia. I cani, invece, inseguono e colpiscono un animale senza una vera strategia di attacco. A volte non riescono neanche ad abbatterlo, ma il danno resta. Molti allevatori, soprattutto quelli che si trovano in prima linea in alta montagna, si chiedono a cosa servano i lupi e perché non si mettano in atto tutte le misure possibili e immaginabili per eliminarli. Eliminare i lupi da un territorio montano non è facile. E poi, uccidendo e rimuovendo le famiglie ormai insediate in un territorio, si rischia di fare anche peggio, perché si favorirebbe l'arrivo di animali da altre regioni alpine e perfino dai Balcani. È meglio tenersi un gruppo di lupi sedentari che a poco si integrano con le realtà locali e si organizzano per cacciare animali selvatici, che creare scompensi e pericolosi vuoti. Misure semplici ed efficaci come i recinti elettrificati e i cani da guardia possono ridurre di molto l'impatto dei lupi sul bestiame, anche perché i lupi oggi hanno una risorsa alimentare alternativa sempre più abbondante, rappresentata dagli erbivori selvatici. Cervi, caprioli e cinghiali sono in pieno boom demografico. I cinghiali sono sempre più numerosi, sebbene siano molto cacciati. Ma la sorpresa maggiore è rappresentata dai caprioli e dai cervi, che cominciano a costituire un serio problema per le coltivazioni e per le magnifiche foreste montane, poiché mangiano i germogli e i piccoli alberi, impedendo il rinnovamento della foresta. Dietro l'aspetto dolce e timido del capriolo si cela lo spirito di un animale combattivo. Un erbivoro veloce e adattabile che sfrutta le radure e i boschi dalla montagna fino alla pianura. È purtroppo una delle vittime più frequenti del traffico automobilistico. Caprioli e cervi morti tornano nella catena alimentare grazie agli avvoltoi, che in numero crescente stanno prendendo piede nelle Alpi. Un'importante popolazione di grifoni frequenta la riserva del Cornino, in Friuli. Questi magnifici veleggiatori scendono a cibarsi delle carcasse degli animali travolti dalle auto. In gran parte sono grifoni che fanno i pendolari fra le Alpi italiane e le colonie di nidificazione della Croazia,
A volte a loro si aggregano avvoltoi capovaccai e gipeti. I gipeti sono tornati sulle Alpi grazie a un progetto di reintroduzione dopo un secolo di assenza. Alcune coppie si riproducono nelle valli più remote del Parco Nazionale dello Stelvio e del Gran Paradiso. Rappresentano l'anello terminale della catena alimentare, perché si nutrono delle ossa degli animali morti sotto le valanghe o abbattuti dai carnivori. Un ulteriore tassello nel mosaico della biodiversità alpina, che poco a poco torna a ricomporsi e nel quale sta assumendo una posizione centrale il signore delle foreste europee, il cervo nobile. Un cervo maschio può raggiungere le dimensioni di un cavallo e soprattutto mangia come un cavallo, erba, ma anche germogli, alberelli, gemme. Fino a 40 anni fa i cervi erano quasi sconosciuti da queste parti. Per vederli bisognava andare in Svizzera, nel confinante parco dell'Engadina. Oggi sono così numerosi da rappresentare una minaccia per boschi e colture, tanto che il Parco Nazionale dello Stelvio ha deciso di eliminare una quota della popolazione per ripristinare l'equilibrio ecologico, compromesso dal proliferare di questi erbivori che mangiano in continuazione e non fanno distinzione fra erbe, piccoli alberi, meli o peri. La situazione dello Stelvio è ormai comune a molte altre aree protette alpine. Da poche centinaia di capi, la popolazione di cervi nelle Alpi italiane nel giro di pochi decenni ha superato i 200.000 esemplari e la crescita continua. Siamo di fronte a uno squilibrio faunistico con eccessiva popolazione di erbivori che solo un predatore può mettere sotto controllo. E chi può farlo meglio del lupo? A questo punto il lupo è diventato un fondamentale custode delle foreste montane e del loro patrimonio di biodiversità. Sono ambienti ricchi di vita, grazie alla produzione pressoché ininterrotta di pinoli, semi, frutta. Un solo nocciolo può sfamare una famiglia di scoiattoli per un anno intero e le nocciole che avanzano, ricche di oli e proteine, sono molto ricercate dalla nocciolaia. Il picchio nero, il più grande fra i picchi europei, ha scavato il suo nido nel tronco di un grande albero, uno dei milioni di alberi che rivestono il Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più antichi e dei più grandi fra i parchi europei. Ha il becco pieno di larve di formiche e nutre i suoi pulcini affamati che si affacciano dal foro nel tronco. Sebbene non abbia il becco robusto, tantomeno la potenza muscolare del picchio nero, anche la cincia bigia alpestre scava il suo nido nel tronco di un grande albero. Sarà una cavità piccola, ma accogliente, termoisolata e soprattutto inaccessibile ai predatori. La cincia albigia alpestre è un vero uccello del Grande Nord che nelle Alpi più fredde e nevose ha trovato le condizioni favorevoli per vivere. Un bosco vetusto e ombroso è solenne come una cattedrale. Il canto degli uccelli penetra fra le navate di tronchi e di rami e fra le cortine di foglie e di aghi che profumano di resina. Le salamandre cercano l'acqua per riprodursi una volta l'anno, ma hanno bisogno di un ambiente umido sempre. La loro pelle, vivacemente colorata, è rivestita da un muco protettivo che è molto tossico, perfino mortale, per un predatore incauto. Dove si raccoglie l'acqua limpida, gli uccelli vanno a bagnarsi. Lo fanno uno per volta, per tenere in ordine il piumaggio composto da migliaia di piume e di penne. Il merlo dal collare è seguito da un parente, il tordo bottaccio. Pochi frenetici sbattiti d'ala per consentire alle gocce di raggiungere tutte le parti del corpo. Anche i cacciatori si lavano. È arrivato uno sparviero. Tutti i piccoli uccelli sono scomparsi, come d'incanto. È il loro più temibile nemico. Ma adesso ha altro per la testa. Nel sottobosco,
All'ombra delle chiome che profumano di resina cresce una magnifica distesa di scarpette di Venere, la più grande fra le orchidee europee. È una specie nordica e trova rifugio nelle valli alpine più fresche e umide. Abeti, pini, ma anche pioppi tremoli e faggi crescono per migliaia di ettari in questo grande parco nazionale attraversato dai torrenti che si aprono la strada rumoreggiando fra le rocce. A tratti, la corrente rallenta. Si formano pozze e acquitrini, dove ogni anno le rane alpestri si danno convegno per corteggiarsi e deporre le uova. Dove ci sono le rane, ci sono anche le bisce, i serpenti d'acqua che sfruttano una risorsa alimentare apparentemente inesauribile, i girini. Torrenti, boschi, piccoli laghi dalle acque tranquille nelle quali si specchiano le nuvole e grandi animali selvatici sono le principali attrazioni turistiche delle Alpi nella buona stagione. I camosci sono scesi in basso, alla ricerca di qualcosa di commestibile e soprattutto del riparo offerto dalle rocce più ripide. Sono animali comuni, se ne contano centinaia di migliaia e sono diffusi dalla Liguria fino al Carso Triestino, su un arco di montagne esteso per più di 1500 chilometri. Dove sono cacciati diventano estremamente sospettosi, ma dove sono protetti si lasciano osservare da breve distanza. Diversa la situazione degli stambecchi, che sono stati reintrodotti nel Parco dello Stelvio negli anni 70 del secolo scorso. Sono ancora poco numerosi e abitano le vette dove non ci sono boschi, tantomeno colture. Un maschio dalle corna monumentali affronta con passo sicuro la neve. La stagione degli amori è ancora lontana, ma un altro maschio si ferma a raccogliere l'odore lasciato da una femmina. Gli stambecchi sono parenti delle capre domestiche, anzi, da molti zoologi sono considerati membri della stessa specie. All'inizio del secolo scorso, gli stambecchi erano rimasti solo nelle montagne del Gran Paradiso, a quel tempo riserva di caccia dei re sabaudi. Stavano per estinguersi per una caccia spietata, ma il decreto di protezione del re pose fine al bracconaggio e permise a questi signori delle Alpi di riprendersi. I loro nipoti oggi popolano tutta la catena alpina, dalla Francia alla Slovenia, e non c'è paese europeo che non abbia oggi stambecchi figli dei figli degli stambecchi italiani del Gran Paradiso. I piccoli dello stambecco possono rappresentare il cibo delle aquile reali, ma questa ha catturato una preda più piccola. Questo sperone roccioso è il suo posatoio. Lo utilizzava suo padre e lo utilizzerà suo figlio, che sfoggia ancora le macchie bianche sotto le ali e alla base della coda. La giovane aquila, solo a 5 o 6 anni di età, sarà completamente adulta e avrà il piumaggio di suo padre o di sua madre. Fino a quell'epoca potrà vagabondare nel territorio dei suoi genitori, ma poi dovrà andare via. Il giovane ha mangiato molto, come rivela il gozzo pieno, eppure continua a chiedere cibo al genitore. Lo fa con delicatezza. Pur essendo un giovane, è pur sempre uno degli animali meglio armati delle Alpi. Non è il becco la sua arma, ma gli artigli, che hanno unghie talmente lunghe che potrebbero trapassare il braccio di un uomo. Un'aquila reale, se volesse, potrebbe uccidere anche un lupo.
Alcuni nidi di aquile reali sono abitati da secoli, ma mentre si sa molto delle aquile e si conoscono vita, morte e miracoli di tante coppie, continua ad essere avvolta dal mistero l'esistenza del più elusivo fra i carnivori delle Alpi. La lince. Ventitré nazioni europee oggi sono abitate dalla lince, che fra i grandi carnivori è quindi molto più diffusa dell'orso e del lupo. Fra queste nazioni c'è anche l'Italia, dove le linci si sono affacciate sulla catena alpina in più punti a seguito di progetti di reintroduzione. È un carnivoro di media taglia, che può raggiungere i 30 kg di peso. Dalla caccia soprattutto a lepri, caprioli, uccelli e roditori, ma potrebbe catturare anche una volpe. Non gradisce molto la vicinanza dei lupi, ma se non vuole incontrarli, può limitarsi a salire su un albero. Dal 1970 sono state liberate in Europa più di 80 linci. Due progetti, in particolare, in Svizzera e in Slovenia, hanno avuto un tale successo da alimentare popolazioni stabili e ora in crescita, che iniziano a interessare marginalmente anche il territorio italiano. Ma l'intera popolazione di linci presente nelle Alpi è ancora modesta, appena 150 esemplari, in un territorio di circa 4 milioni di ettari. Le linci restano dei grandi predatori, ma i più straordinari protagonisti della rivoluzione zoologica delle Alpi sono altri, e per trovarli bisogna spostarsi nei boschi che rivestono le sponde del lago di Tovel, nel cuore del massiccio dell'Adamello, in Trentino. Un orso bruno alpino può superare i 3 quintali di peso e, a dispetto della mole, mostra una notevole agilità. Non ha resistito al richiamo delle ciliegie, ma questa volta si è spinto troppo in alto. Non ha paura. Elimina con metodo i rami che la ostacolano e si prepara a raggiungere un altro orso in basso. È un maschio e pesa almeno 3 quintali. Ha il pelame molto più scuro ed è piuttosto avanti negli anni, ma è ancora dotato di una straordinaria forza. La femmina non ha cuccioli e quindi potrebbe cedere alle avance di un corteggiatore. Ma i corteggiamenti fra orsi di solito vanno molto per le lunghe e questo per il momento ha trovato qualcosa da mangiare. L'orso, pur essendo un carnivoro dal punto di vista della classificazione, mangia un po' di tutto: fragole, mirtilli, lamponi, erbe selvatiche, miele e, se ne ha l'occasione, anche carcasse di animali morti. La disponibilità di cibo è il principale motivo che lo spinge a stabilirsi in una zona piuttosto che in un'altra. E questa è sicuramente una zona buona. L'orso, un tempo diffuso in tutta l'Europa, era scomparso dall'Austria e dalla Germania alla fine del 1800. Si era estinto in Svizzera all'inizio del Novecento e in Francia fra le due guerre. Nelle Alpi l'orso bruno era rimasto solo in Italia, nel massiccio dell'Adamello Brenta, in Trentino. Ma nel 1990 anche qui la situazione si era fatta drammatica. Erano rimasti solo 2 esemplari, soprannominati Maurina e Bercio. La prima era una vecchia femmina, forse sterile e un po' zoppa, che pesava circa 40 kg ed era arrivata ormai alla fine di una lunga esistenza. Il secondo
era un grosso maschio di 130 kg, cieco da un occhio. Di loro, grazie alle telecamere a raggi infrarossi, si sapeva tutto. Ma era evidente che, non potendo avere figli, la morte di questi due esemplari avrebbe sancito la definitiva scomparsa dell'orso bruno dalle Alpi. Fu così che, per iniziativa del WWF e degli amministratori trentini, convinti sostenitori che fosse necessario salvare un autentico monumento vivente delle Alpi, si decise di liberare nel parco naturale dell'Adamello Brenta alcuni orsi catturati in Slovenia. Orsi bruni, giovani, vitali, in grado di generare orsacchiotti e di ripopolare una zona ancora molto adatta alla presenza del plantigrado. Tra il 1999 e il 2002 furono rilasciati 3 maschi e 7 femmine di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Gli orsi ben presto iniziarono a riprodursi. Sono nate molte cucciolate e la popolazione oggi supera probabilmente i 50 esemplari. Gli orsi aumentano anno dopo anno. Alcuni stanno arrivando spontaneamente in Italia dalla Slovenia, attraverso le grandi foreste del Tarvisio. Maurina e Bercio sicuramente sono morti, ma l'orso è tornato ad essere una presenza forte e vitale dei boschi alpini, al punto tale da creare qualche problema. Il problema degli orsi nel Trentino non è rappresentato dalla scarsità di territorio adatto. Possono contare infatti su quasi 200.000 ettari di boschi, arbusteti, pascoli e zone d'alta quota con poche strade e villaggi. In teoria, quest'area potrebbe degnamente accogliere una popolazione di 100-120 esemplari. I problemi derivano dal comportamento di alcuni orsi, definiti problematici. Sono animali girelloni e soprattutto non hanno paura dell'uomo. Anzi, si avvicinano alle case e alle stalle per cercare qualcosa da mangiare. Per seguire la loro naturale inclinazione a cercare nuovi territori, alcuni maschi si sono spinti fino all'Austria, alla Svizzera e alla Germania, e lì sono stati abbattuti perché ritenuti dannosi al bestiame e pericolosi per l'uomo. Anche in Italia altri orsi problematici sono stati eliminati. L'orsa Danica è morta accidentalmente durante un tentativo di cattura. Altri esemplari sono finiti nei recinti delle aree faunistiche, troppo confidenti per essere liberi, troppo simili all'orso Yogi dei cartoon, ma troppo veri per essere lasciati a piede libero. Gli orsi problematici non sono aggressivi, ma sanno che vicino agli uomini si trova sempre qualcosa di buono da mangiare: pecore, galline, miele, frutta. Questi orsi problematici non cambieranno mai abitudini. Anzi, le mamme insegneranno i trucchi del mestiere ai propri cuccioli. L'unica soluzione è catturarle e metterle dove non possano fare danni e adottare sistemi di prevenzione, pratici e a basso costo, come le recinzioni elettrificate intorno alle arnie. Una vita difficile per il più grande carnivoro delle foreste europee, costretto a ritagliarsi spazi vitali in un ambiente ancora vasto ed esteso, ma continuamente invaso da turisti, cercatori di funghi e di mirtilli, cacciatori, allevatori, escursionisti. Thank you.
È tornata la neve, che fa scomparire il bosco sotto una coltre immacolata e protettiva, che ricopre anche le tane dove le orse aspettano di dare alla luce i cuccioli. La nocciolaia, sorpresa dalla novità, prova a mangiare qualche fiocco. Un ciuffolotto cerca di profittare di qualche bacca avvizzita. Per tutti gli animali, una nevicata improvvisa rappresenta sempre un problema. Più in alto, i camosci sono alle prese con le prime difficoltà invernali. Eppure la neve è la vita della montagna, alimenta torrenti e ghiacciai, permette a piante e animali di resistere anche nell'estate più calda e allontana l'incubo dello scioglimento dei ghiacciai. Ma mentre per risolvere i problemi del clima e dei ghiacciai non possiamo fare più di tanto, per consentire agli orsi di vivere accanto a noi possiamo fare molto, anzi, tutto. Orso, lupo e lince abitano almeno un terzo dell'Europa. Le loro popolazioni sono aumentate in questi ultimi anni, a dimostrare che la coesistenza fra uomini e grandi predatori è possibile, anche nella vecchia Europa, il territorio più popoloso e trasformato del pianeta.